E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi ragazzi vi vorrei parlare un po' di come mi sto trovando con la V-Strom. Sono ormai passati un paio d'anni, 30.000 km all'attivo fatti con lei, l'ho presa a 19.000, adesso siamo a 49.000, quindi 30.000 km li ho fatti e vorrei un po' parlarvi di questa moto, di come mi ci trovo, se la consiglierei o meno. Allora, io devo dire, sono arrivato dopo una Z750S e una Tracer 700, quindi altre moto le ho provate, tipo, non so, la Tiger 1200, ho provato anche il GS, ho provato la Harley Davidson e tutto, e devo dire che sicuramente a livello di motore sono molto più performanti le 1200, però detto anche altrettanto sinceramente, sulle nostre strade un 1000 con quasi 100 cavalli penso che basti. Poi la versione nuova della V-Strom comunque un 1050 con 105 cavalli, quindi non è molto indietro alle concorrenti 1200 o 1300. Poi se mettiamo un paragone alle varie moto, sicuramente alla V-Strom manca qualche componentistica di elettronica, anche se sul modello nuovo qualcosina hanno incrementato. La mia qua, che è del 2019, non ha nel TFT, ha solo due livelli di traction control e l'ABS e basta, quindi diciamo è molto basica. La nuova V-Strom sicuramente ha qualcosa in più, ha varie mappe, ha comunque un bel TFT, quindi sono andati a migliorare anche a livello di elettronica, però a mio avviso non è così invadente come in altre moto, che è molto ma molto più maggiore rispetto ad esempio una Tiger, che ha tutte le sospensioni semiattive, tutte quelle cose lì. Diciamo sì, da un certo lato fanno comodo perché comunque si hanno una cosa in più, ma dall'altro comunque sono cose che se si rompono vanno pagate e comunque fior fior di soldi. In effetti una V-Strom nuova viene sui 14-15 mila euro, quando le concorrenti minimo vanno sui 19-20 mila euro, quindi potete ben capire che da qualche parte sono andati a risparmiare, e sono andati a risparmiare su una cosa che a mio avviso non è essenziale, qual è l'elettronica, anche se comunque stanno pian pianino arrivando anche loro, sempre cercando di tenere i prezzi bassi. Questa moto, che è arrivata prima delle 1050, è la versione appunto prima, precedente del 1050 è la 1000, e comunque ha, come vi ho detto, solo le due livelli di traction control e morta lì, finita lì. Io devo dire che mi ci trovo davvero bene, quindi non so se cambierei moto così facilmente, andrei in un'altra moto. Ecco, un'altra cosa che sento la mancanza, soprattutto per i lunghi viaggi, è il cardano, che sicuramente per i lunghi viaggi è molto più comodo, però adesso sto valutando se poter mettere ho visto che c'è in commercio una catena che può evitare di ingrassarla, ad esempio fino a 4.000 km, quindi
diciamo, sto valutando, adesso sentirò anche il meccanico, dato che sto portando anche la moto a far tagli andare. Adesso la catena credo che non la cambierò, perché l'ho cambiata pochi chilometri fa, però ecco, prendo in considerazione anche questo fatto qua, di che c'è in commercio un tipo di catena che può essere ingrassata solo ogni 4000 km, quindi ben capite che ne vedete di cose in 4000 km e non è come questa qua, che quella catena normale che ogni 500 km ecco è da ingrassare. Comunque, ricapitolando il tutto, io con questa moto sono andato a Capo Nord e tutto, e devo dire che è andata alla grande, a parte quel piccolo problema al paraolio, ma diciamo che un problema trascurabile, però a livello di motore, a livello di comodità e tutto, devo dire che per me è una delle moto migliori in commercio a livello anche qualità prezzo. Sinceramente, da tanti, anche i miei colleghi youtuber, diciamo, non è capita così tanto come altre moto, ed è un peccato, perché per me è una moto, una di quelle moto ben studiate, ben realizzate, che comunque fa il suo lavoro, comoda, ti porta in giro da tutte le parti. Adesso è uscita anche la versione col cerchio da 21, quindi si può anche fare qualche sterrato. E niente, questo è un po' il mio pensiero su questa moto, sulla V-Strom 1050, anzi questa è la V-Strom 1000, una moto che sicuramente consiglierei a tanta gente, e consiglierei a chi comunque vuole una moto performante per viaggiare, perché comunque, ragazzi, quando spingi si sente che hai un 1000 che va, è bello grintoso a mio avviso, e ad esempio anche sui passi di montagna ci si diverte molto, ma molto, con questa moto. E niente, vi consiglio, se non l'avete mai provata, provatela, perché secondo me ne restereste stupiti, sia della 1000 che della 1050. E poi, ragazzi, usate, secondo me anche queste vengono svalutate tanto, quindi io questa l'ho presa a 19.000 km, ragazzi, a 8.000 euro vi sfido ad andare a trovare un'altra moto con 19.000 km seminuova, perché l'ho comprata comunque che era il 2021-22, nel 2022, quindi aveva due anni, a due anni con 19.000 km a un prezzo così basso, ed è comunque una 1000, ragazze. Quindi a voi le valutazioni, e ci vediamo alla prossima. Grazie per iscrivervi al canale, e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace, e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.